Cremonese chiamata a tornare alla vittoria. Partiti per Rulli, porta a palla, la giocata subito ad aprire per Salviato, il cross, c'è deviazione, Brighenti, esterno della rete, Pesce recupera il pallone, limite dell'area, Pesce il tiro e gol! Pesce! Si fa vedere Brighenti, grande movimento, il tiro di Brighenti, la parata! Prova il Prato ad allargare il gioco sulla destra per Catacchini, il capitano, il cross di Catacchini, colpo di testa e la grande parata su Moncini. Tomi sempre all'altezza del primo palo, Carcuro di tacco, prolunga la traiettoria, ma ruba palla, attenzione Maiorino in contropiede, si invola, l'errore da parte di Catacchini, Maiorino il gol, contropiede fulmineo. Attenzione alla giocata, Maiorino per Brighenti, area di rigore, esterno della rete per Brighenti. Chiamo lo schema Tomi, palla ad altezza di Carcuro sul primo palo, c'è un tentativo di rovesciata, poi sotto rete di Molfetta, la parata di Ravaglia, serie di batti e ribatti e attenzione al tiro e all'interruzione di gioco, interruzione da parte dell'arbitro. Batte il calcio d'inizio la Cremonese e inizia in questo momento il secondo tempo. E quindi rimane un 4-2-3-1, quello dalla Prato mentre va a segno la Cremonese. Maiorino punta all'area di rigore, torna sul destro, va al tiro e la grande parata di Giuliano. Moro la recupera, tiro di Moro, parata del portiere, Maiorino la mette in mezzo, la salva Catacchini e poi il gol di Brighenti, il nuovo entrato di Micheli. Intanto il contropiede della Cremonese, Brighenti entra in area, la mette in mezzo, è il gol di Moro, gol di Moro. Cremonese in 10 senza cambi, Carcuro il tiro e il gran gol, 5-1 per la Cremonese il punteggio, l'errore di Gemiti, attenzione, l'uscita su Ogunseye da parte di Ravaglia che si fa male, Ravaglia che si fa male.